Buonasera e benvenuti al numero 23 di Zona Dilettanti. L'intento di questo nostro appuntamento del venerdì, nelle intenzioni diciamo primarie o quelle comunque nel corso dell'impostazione di questa stagione televisiva, era quella di andarvi ogni volta a presentare praticamente per tutta la durata della trasmissione quella che era la giornata successiva da vivere. In realtà discutevamo proprio prima di iniziare questa trasmissione fuori onda su come in effetti poi anche Zona Dilettanti si è adattata di volta in volta a quella che questa stagione piuttosto anomala ha praticamente proposto dai momenti in cui praticamente non si è giocato e abbiamo parlato di tutt'altro, anche se ovviamente inerente alla stagione di calcio, al momento in cui siamo andati invece a riassumere quella che è stata la giornata precedente di volta in volta e poi via via tutto quello che è successo e che noi abbiamo provato a raccontarvi. Ne è venuta fuori e ne sta venendo fuori una stagione molto diversa da quelle che erano, diciamo, le premesse iniziali. Ma una stagione che continua comunque ogni volta ad essere presente di venerdì. Per esempio, questa settimana, oltre a occuparci della Serie D, che è rimasta ferma per il turno di riposo, che ha giocato un po' nei recuperi che sono stati disputati, qualcuno addirittura anche rinviato nonostante fosse previsto, e di questo parleremo ovviamente nel corso della trasmissione. Vi dicevo, oltre alla Serie D dobbiamo necessariamente come dire, allargare il nostro campo nel mondo del calcio dei dilettanti, al campionato di eccellenza e a quello di eccellenza abruzzese, ovviamente, che ha l'ufficialità, notizia proprio di giornata, l'ok alla ripartenza, l'11 aprile sembra la data destinata. Di questo andremo ad occuparci perché questa sera, e almeno questa sera, poi vedremo insomma se magari aprire una finestra di volta in volta anche nel corso di quello che rimane della stagione. E comunque, insomma, come dicevo, ne parleremo anche questa sera perché riparte anche un piccolo pezzetto di campionato d'eccellenza che si è strutturato con 7 squadre. Tra poco andremo anche a parlare di questo. Ovviamente, però, anche la giornata che si sta per vivere in Serie D, giornate importanti, ma una giornata che si vivrà nuovamente praticamente a metà. Al momento sono 4 le gare rinviate che riaprono il vecchio interrogativo, e cioè se è il caso di fermarsi nuovamente oppure no per cercare di concludere o comunque di provare ad azzerare quello che è il divario tra chi non ha giocato e chi invece continua a giocare o comunque ha un percorso lineare. Vedremo poi che cosa ne penseranno gli ospiti che io comincio a presentare da quelli in studio come sempre, grazie a Gilberto Marinozzi in regia. Con il gioco delle alternanze continue che ci riporta assolutamente con noi Federico Schiavoni. Ciao Federico, Grazie buonasera. per l'invito e buonasera a tutti. E poi, come sempre, la presenza di calciatori, come sempre la presenza anche del Castelnuovo, che ringraziamo insomma anche per essere presente costantemente in questo nostro appuntamento. Cominciamo dal calciatore presente questa sera. Esordio con l'Olimpia Agnonese, gol in trasferta con l'Olimpia Agnonese, meglio di così non poteva andare. Mustafa Ndoye, presente con noi. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. E poi, a proposito del Castelnuovo, è tornato a trovarci l'addetto stampa del Castelnuovo, Roberto Marchione. Ciao, bentornato. Ciao Luigi, salve, buonasera a tutti. Ho l'ospite invece con cui passeremo gran parte degli aspetti, diciamo, della burocrazia, ma non solo, con il quale proprio cercheremo già in apertura di parlare del campionato d'eccellenza che è collegato con noi e lo ringraziamo attraverso la piattaforma Zoom, Giovanni Sorgi, consigliere della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Allora, io direi che insomma, possiamo partire proprio dai due aspetti, fra virgolette, di novità di giornata, cioè i due argomenti che esulano per il momento da quello che il calcio ha giocato. E cioè, per quello che riguarda la Serie D, parleremo tra poco, insomma, di questo nuovo momento, di questa giornata che fa segnare nuovamente una serie di partite rinviate, ma prima però parliamo del campionato di eccellenza. Approfittiamo anche della presenza con noi
del consigliere Sorgi. C'è stata dunque l'approvazione, l'ok per la ripartenza dell'Eccellenza Abruzzo a 7 squadre. Vorrei che proprio che intanto lei ci introducesse quello che è stato deciso nella giornata di oggi e quelli che sono gli aggiornamenti Sì, è per questo argomento. una notizia proprio, l'ufficialità l'abbiamo avuto negli ultimi minuti, ci è stata confermata quella che è stata la nostra richiesta e proposta per la ripartenza del campionato di eccellenza regionale abruzzese a 7 squadre, in quanto noi avevamo ricevuto la comunicazione lunedì di alcuni parametri che avrebbero potuto impedire la ripartenza del campionato, in quanto la FIGC aveva individuato il Presidente Gravina, i vicepresidenti, come condizione la necessità di almeno 10 squadre che partecipassero al campionato e conseguentemente, visto il numero della nostra, delle squadre che avevano deciso di ripartire in ambito regionale, ci sarebbero stati problemi. Ci siamo subito attivati, il Presidente Ezio Memmo, insieme a tutto il direttivo, si è subito attivato per far sì che questa decisione, questa valutazione fosse ripresa e riconsiderata in ambito sia di LND che di federazione, e abbiamo immediatamente convocato le società tramite piattaforma Zoom per spiegare la problematica che si era posta, e subito dopo abbiamo inviato nella giornata di mercoledì una comunicazione alla LND con la quale evidenziavamo tutta una serie di elementi che determinavano l'illegittimità, l'ingiustizia che si stava perpetrando a carico del calcio regionale abruzzese. E abbiamo quindi dato a disposizione sia della LND che della Federazione Italiana Gioco Calcio tutti quelli che erano gli elementi da poter considerare e rivalutare, e al termine di questa nostra indicazione siamo contenti che la Federazione abbia avuto modo di rivedere questa sua scelta iniziale, tant'è vero che io direi, lo definiamo il modello Abruzzo, è stato ripreso e ha permesso anche ad altri comitati di poter ripartire con il campionato di eccellenza, con un numero inferiore rispetto a quello inizialmente preventivato. Allora, consigliere, io mi chiedevo, è stato proprio così impossibile cercare di convincere o comunque di coinvolgere altre società? E quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato nel provare comunque a strutturare questo format con qualche squadra in più? Allora, più che convincere, è una conseguenza di quella che è stata una decisione del Consiglio federale dell'altra settimana, laddove si è stabilito la parificazione del campionato di eccellenza a quello di interregionale, ma stabilendo contestualmente, che la ripartenza fosse non obbligatoria, ma lasciata alla disponibilità delle società e in più, senza alcuna retrocessione. Questo ha naturalmente determinato una conseguente scelta volontaria delle società e in molte occasioni, legittima, io lo ribadisco, l'ho detto anche in altre occasioni, quella che è stata la volontà di quelle società che non hanno voluto ripartire, e determinata probabilmente anche non solo dall'aspetto sanitario, che sicuramente in Abruzzo, in alcune parti della nostra regione, sta soffrendo in maniera particolare, ma anche dal punto di vista probabilmente economico. Qualcuno ha preferito in questo momento mettere i remi in barca e attendere la prossima stagione per ripartire in maniera un po' più adeguata e sicuramente più tranquilla. È una scelta legittima che non contesto, che non contestiamo, che comunque consideriamo corretta, no, corretta no, però insomma non abbiamo modo di contestare in sé. Naturalmente noi ringraziamo e siamo contenti per le 7 società che hanno comunque deciso di riprendere il cammino e poter portare a termine questo campionato di eccellenza un po' particolare. Evidenzio che erano già state disputate 8 partite, 8 giornate Sì. meglio, del campionato, quindi già c'era stata una bella fetta di campionato che si era svolta, e questo format a 7 squadre comunque è un format interessante perché vede sul campo piazze importanti dal punto di vista sia del territorio che dal punto di vista storico-calcistico, perché
e probabilmente determinerà anche un interesse maggiore o importante da parte degli addetti ai lavori. Ecco, per quello che riguarda le altre squadre, e poi chiaramente insomma, parleremo proprio di questo format, ci sono conseguenze, cioè si è parlato no, in settimana della impossibilità poi di essere ripescate per i prossimi 2 anni e comunque di nessun'altra conseguenza, ammesso che ci fosse ovviamente a pagamento, diciamolo così, in maniera molto, molto semplice, di ciò che insomma, bisognava pagare per ciò che riguarda l'iscrizione. Lei mi conferma che è così, cioè nel senso, oltre al pagamento c'è anche questa sanzione eventuale, cioè dell'impossibilità di essere ripescata per chi non ha accettato La oppure è precisiamo cambiato. perché sono intervenute delle specifiche da parte della federazione. Sì. Innanzitutto il ripescaggio le società che non parteciperanno al campionato l'avranno limitato per una sola stagione sportiva, la prossima. Una, quindi, ok. Quindi una sola. Per quanto riguarda poi, perché qualche testata giornalistica abbiamo anche letto noi del comitato in maniera irregolare, non corretta, la definizione di sanzioni, multe, non è così. Quello che si prevedeva, o meglio, che era stato indicato ma non era ancora specificato, e poi la Federazione nella giornata di lunedì ha dato indicazioni in merito, è che non ci saranno previsioni di somme di denaro da pagare a titoli di multa o di tassa per mancata partecipazione o di affiliazione al campionato d'eccellenza. Quello che probabilmente si prevederà saranno quelle che sono le normali tasse, chiamiamole così, di affiliazione a un'associazione. Quando si fa parte di un'associazione sportiva o di un'associazione in generale, meglio, si deve comunque procedere al versamento di una tassa, chiamiamola definita in questa maniera. Però per il resto spese, ulteriori spese non sono affatto previste, anzi dirò di più, l'LND ci ha indicato, comunicato che anche al termine, chiamiamola, di questa stagione, anche se stagione non c'è mai stata, si faranno anche conguagli per quanto riguarda le spese assicurative dei tesseramenti e quante altre spese se sono eventualmente irrogate e sono state versate, chiedo scusa per il termine. Rappresentando un ulteriore aspetto, era stato previsto il pagamento rateizzato anche tutta quella cosiddetta normalmente genericamente tassa di iscrizione, che comprende tutta una serie di voci, ma questa rateizzazione per molte società non è partita proprio perché in virtù del fatto di rinviare i termini per le questioni legate al Covid, molte società non hanno neanche versato un euro, tra virgolette, rispetto a quanto stabilito. Quindi di fatto comunque ci sarà, per quanto riguarda le società, anche il rimborso delle somme eventualmente già versate da chi lo avesse fatto. Su questo il Comitato comunque è molto attento e anzi, mi preme sottolinearlo, io non ne ero ancora parte del comitato, ma quando sono stati fatti i rinvii delle date è stato anche in virtù di quanto richiesto dall'allora vicepresidente vicario Ezio Memmo, che ha ribadito poi nell'ultima riunione degli LND. Mi sembrano precisazioni importanti. Io adesso chiedo sia a Federico che a Roberto, insomma, intanto un commento a quelle che sono state, no, le parole del consigliere Sorgi e da quello che viene fuori adesso in modo ufficiale. Federico, cominciamo e ti chiedo se è una cosa che ti convince, che ti aggrada e che ti piace. No, 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 intanto sono convinto ed è oggettivo che nelle ultime settimane ci sia stata un'accelerazione per la ripresa dell'eccellenza. La volontà, lasciare la libertà di scelta alle società è chiaro che ha creato molto malumore, ma non solo tra i giocatori, tra gli addetti ai lavori che siano dirigenti o che siano allenatori. Oggi non. Secondo me dobbiamo smetterla di nasconderci dietro un dito, lo ha dimostrato Sport e Salute, con l'erogazione dell'indennità, è un dato oggettivo che in eccellenza, a torto o a ragione, ognuno decide cosa fare della propria vita, ci sono ragazzi che contano su quel denaro, famiglie che contano su quel denaro. Quindi è evidente che ci sono persone che volevano assolutamente ripartire, ok? E Certo. parliamo anche di allenatori, non parliamo sempre di giocatori.
Questi ragazzi la decisione l'hanno sofferta, io mi sento con tutti, quindi mi rendo conto che qualcuno sta sperando che, speriamo già stasera o nei prossimi giorni, esca il nuovo bonus per gennaio, febbraio e marzo, perché davvero a livello nazionale, vi assicuro, in molte regioni ci sono tanti giocatori che portano avanti famiglia con questi soldi. E quindi io mi auguro che il Comitato Abruzzo, così come la LND, prenda atto che ci sia questa elargizione di denaro e finalmente si formalizzi la possibilità di fare una scrittura, magari anche su base volontaria, però è chiaro che oggi avrebbero avuto delle tutele superiori anche con Certo. Sport e Salute. Detto questo, io sono dell'idea che la volontarietà, e qui parlo sotto l'aspetto personale e giuridico, io credo che purtroppo era un atto dovuto lasciare la volontarietà alle squadre. Perché? Perché le squadre di eccellenza nascono come di carattere regionale. L'interesse nazionale è arrivato a marzo, febbraio-marzo. Se si cambiano le carte in tavola, atto dovuto, complimenti a tutti perché sono stati dei passaggi eccezionali fatti affinché la ripresa fosse resa possibile. Però dopo credo che dal punto di vista giuridico c'erano delle forzature troppo grandi ad imporre ad una società che ad agosto gli si è detto che era di interesse regionale, adesso dovete ripartire per forza. Quindi io credo che dal punto di vista giuridico la FIGC, la LND e di conseguenza i comitati non abbiano fatto nulla di sconvolgente, anzi secondo me è anche estremamente razionale dal punto di vista di diritto. Però l'aspetto umano, sociale, di chi sta vivendo un disagio, secondo me deve essere l'input per la stagione prossima. Ci si deve sedere a tavolino e capire che quelle cose che accadono non si possono nascondere più sotto un tappeto. Consigliere, io torno subito da lei e le chiedo una replica a quello che è stato, insomma, detto da parte di Federico Schiavoni. Sì, il collega lo conosco, ci conosciamo, siamo messi Sì. anche in altre occasioni durante le riunioni dell'LND Abruzzo. Io non condivido appieno quanto detto dal collega per il semplice motivo che comunque è vero che è un torneo regionale, però è altrettanto vero che ci sono conseguenze che derivano da quello che succede nei campionati maggiori. Il campionato di eccellenza quest'anno è partito con 20 squadre, ma non per colpa del Comitato Regionale Abruzzo, ma dal fatto che due società di Serie D della scorsa stagione sportiva sono state retrocesse per il blocco del campionato. Quindi c'è stato un evidente interesse diretto sul campionato regionale di eccellenza. Questa è stata tra virgolette, una battaglia che il Comitato ha voluto rappresentare ed evidenziare. E allora poi bisogna anche mettersi d'accordo perché il collega parlava di campionato di carattere regionale, però ci sono delle persone che e dei calciatori che con quei soldi ci vivono, ci campano la famiglia. Significa che sono semiprofessionisti? Siamo alla stregua di una Serie D dove c'è un accordo economico depositato al momento del testamento? Allora, o si è a livello regionale, e quindi si è in ambito dilettantistico puro, o si parla a quel punto di una situazione parificabile a quella della Serie D, cosa che noi abbiamo ritenuto di dover attuare e per questo ci siamo anche battuti, proprio in virtù di questa situazione. Io ribadisco, noi quest'anno nel nostro campionato ci sono due realtà importanti, quale Chieti e Avezzano, con interessi anche economici importanti, che l'anno scorso non hanno potuto neanche potuto, diciamo, disputare eventuali play-out che gli consentiva sicuramente, io a mio avviso, di poter rimanere nella categoria che più le si addice, se non a quelle superiori. E adesso poi non ritenere che dal punto di vista tecnico ci sia questo tipo di situazione di parificazione mi sembra non corretta. Così come lo ribadisco ancora una volta, se si parla di campionato regionale, a quel punto non si deve neanche parlare del fatto che ci sono calciatori che vivono con quelle somme che prendono come rimborso spese, perché non dimentichiamo che nell'ambito dilettantistico dall'eccellenza in giù si parla solo di rimborso spesa. Io concordo con il collega, andiamo a verificare dal punto di vista federale una modifica alla normativa attuale, perché questo sicuramente bisogna farlo, ma non dipenderà dal Comitato Regionale Abruzzo. Questo sarà un progetto, secondo me, un oggetto meglio, di discussione in ambito nazionale, dove si dovrà sicuramente rivalutare questi
queste posizioni di calciatori che sono formalmente dilettanti ma sostanzialmente semiprofessionisti. Ecco, l'allora ministro dello sport parlava di una rivisitazione della qualifica del calciatore tra dilettanti e professionisti come semiprofessionisti. Rivediamola, rimoduliamola, discutiamone, ma non possiamo effettivamente fare una terra di mezzo come è adesso. Poi, quando ci interessa, si è dilettanti allo stato puro. Quando non ci interessa o ci interessa diversamente, se si dice no, io con quei soldi porto avanti una famiglia, ci mancherebbe, non è che sto contestando. Però ripeto, la normativa federale prevede attualmente il rimborso di spesa. Io vi faccio faccio una domanda e la ripongo a voi anche a studio, ma se prima del Covid ci fosse stata una denuncia della Procura federale di un calciatore che aveva un accordo economico per una certa somma da parte di una società, quali conseguenze avrebbe preso il calciatore? Adesso invece con un'autodichiarazione si riesce a ottenere dallo Stato un legittimo, perché è previsto dalla legge, rimborso spese. Rimborso da parte dello Stato. Certo. Il problema è proprio questo. Io ho detto esattamente il contrario. Oggi abbiamo capito qual è l'importanza dell'eccellenza. Sono felice che tutti si siano mossi affinché gli venga riconosciuto il giusto valore, e questo ci deve spingere a formalizzare degli accordi. Perché il problema è che l'ultima sentenza della Corte federale dice il perfetto inverso: né le società né i giocatori potrebbero prendere soldi. E io è quel che dico, siccome sappiamo che non stiamo parlando dell'Abruzzo, stiamo parlando del calcio. No, a livello nazionale. A livello nazionale. Questo ci intendiamo, sì, abbiamo capito la stessa cosa. Allora io dico, lì è il momento di fare un cambio di passo, perché tutti hanno interesse a lavorare. Purtroppo però non lo possiamo fare noi, scusa. No, ma non era una critica al comitato, no, era la bellezza finalmente di potersi confrontare su cose che sono sotto gli occhi di tutti. Dai, grazie anche a Sport e Salute abbiamo visto dei numeri importanti a livello nazionale, no. Sempre. Ma è un dato di fatto, questo dato di fatto, cioè, probabilmente prima molti si tappavano gli occhi o chiudevano un occhio, ma era una situazione sussistente. Però mi può dare atto che se 2 anni fa si affermava, qualcuno affermava di avere un'autocertificazione con la propria società di prendere una certa somma come rimborso, certo. Si prevedeva comunque un deferimento e poi una squalifica, perché non è prevista in ambito di eccellenza in giù, soltanto rimborso spese. Assolutamente sì. No, ma esattamente quello che è cambiato, insomma, sembra essere proprio questo, cioè un aver aperto gli occhi e aver diciamo certificato quello che era, insomma, abbastanza evidente è noto. Però il problema è che le norme non sono cambiate ancora. Ecco, quello magari è il percorso da seguire. Roberto, perdonami, vengo anche da te a sentire il tuo parere proprio su questa vicenda. Ma guarda, Luigi, parlando, ecco, chiaramente personalmente, a titolo personale, io capisco appieno la federazione, parliamo sempre a livello nazionale, per il fatto di non aver previsto l'obbligatorietà di partecipare a questo campionato d'eccellenza, perché chiaramente sarebbe stato un qualcosa di troppo, forse, da chiedere alla società, chiaramente anche per creare probabilmente meno difficoltà alla società. Però d'altra parte, secondo me, c'è da dire, ecco, che questa distinzione tra campionati e tra campionato regionale e di interesse regionale o di interesse nazionale, alla fine, diciamocelo chiaro e tondo, è solo una definizione sulla carta, perché comunque sia rimangono comunque a giocare all'interno della propria regione con gli stessi gironi regionali, è solo una definizione per potergli permettere di poter tornare a giocare, proprio per quanto attiene le regole, appunto, per il Covid. E io personalmente, se fossi stato al posto della federazione, ribadendo che capisco le motivazioni della federazione, avrei previsto l'obbligatorietà di dover tornare a giocare per un semplice motivo. E c'è da calcolare che per queste le società a inizio stagione
non gli è stato detto che non avrebbero finito il campionato. Quando il campionato è stato interrotto, alle società non gli è stato detto che non sarebbe più ripreso, anzi, gli è stato detto che appena possibile il campionato sarebbe ripreso. Quindi le società si sarebbero dovute preparare. D'altronde, non c'è neanche un aumento di costi, anzi, c'è una diminuzione di costi riguardo a quanto teoricamente avrebbero dovuto prevedere in estate prima dell'inizio del campionato, perché andando a iniziare adesso, eventualmente, chiaramente, considerando già disputate le partite finora dei primi mesi della stagione, quindi terminando la stagione magari solo col girone d'andata. Ecco, Ah, avendo giocato otto già 8 partite. giornate, sarebbero rimaste 11 giornate da giocare. 11 giornate che sono meno delle 12 partite che dovranno giocare da ora alla fine. Ecco, chiaramente adesso sto parlando dell'Abruzzo, che sono chiaramente molto meno delle 38 giornate previste a inizio campionato. E io mi auguro a questo punto, perché chiaramente sono le società stesse che non hanno voluto partecipare, chiaramente legittimamente in base a quanto è previsto dalla federazione, che però se verrà previsto un prolungamento anche per quanto riguarda sport e salute da aprile in poi, che le società che hanno deciso di non partecipare al campionato, i loro giocatori non prendano nulla da sport e salute perché sono loro che hanno deciso di non partecipare. Sono Sì, loro che no. hanno E qui deciso c'è di non prendere soldi alla società o alla società di non dargli soldi, quindi non sarebbe giusto addossare queste somme, io parlo a livello allo Stato. logico, allo Stato e ai cittadini. E qui ci addentreremo anche dentro Non è facile. discorsi non facili da attuare. Io Consigliere, credo che il Comitato in questi 2 o 3 mesi ha avuto un lavoraccio sì, questo sicuramente sicuramente. sì. Lo posso assicurare, perché malgrado che non c'erano attività sportive, abbiamo lavorato intensamente, abbiamo incontrato tutte le società di tutte le categorie, abbiamo lavorato intensamente per la ripresa del campionato. Abbiamo già a gennaio, fine gennaio, avevamo strutturato un calendario di ripresa, come diceva poco fa l'addetto stampa del Castelnuovo, per un campionato di sola andata con i playoff. Abbiamo lavorato duro, abbiamo lavorato intensamente, proprio perché comunque pensavamo e speravamo di poter riprendere. Poi ecco, questa situazione naturalmente della volontarietà ha determinato una situazione diversa. Ecco, Va bene consigliere, adesso così? che cosa prevede il percorso? Intanto c'è l'ufficialità anche sulla data, diciamo, del nuovo start, che è l'11 d'aprile, me lo conferma? In questo io lo posso confermare, noi già avevamo predisposto sulla base di quella che era la presenza delle società che avevano aderito al nuovo campionato la possibile ripartenza l'11 aprile, anche perché noi dobbiamo consentire ai ragazzi di potersi tornare ad allenare in maniera adeguata, perché altrimenti se non è il Covid sono gli infortuni se partivamo subito con le partite a impedire la possibilità di giocare le giornate. Quindi abbiamo dato un periodo di tempo per tornare ad allenarsi in maniera normale, perché adesso ci si poteva allenare nei centri sportivi all'aperto soltanto in maniera distanziata, senza contatto e così via. Dal momento in cui c'è la parificazione, aspettiamo anche il CONI questa dicitura, si potrà tornare a fare allenamento in maniera ordinata come succede per le squadre di Serie D, e quindi da lì poi l'11 aprile si parte con il campionato di andata e ritorno, con la conclusione, l'ultima giornata il 20 di giugno. Abbiamo lasciato uno spazio cuscinetto perché tante le volte ce lo auguriamo che non sia così, ci fosse qualche situazione di rinvio causato qualche situazione particolare, possiamo comunque recuperare entro il 30 giugno le partite, perché comunque la federazione ci ha dato l'ulteriore paletto che il campionato deve concludersi obbligatoriamente entro il 30 giugno. Ecco, burocraticamente manca ancora qualcosa, cioè quali sono i passaggi ora burocratici per arrivare all'inizio, diciamo, ufficiale di Noi questo nuovo. aspettiamo, già con la comunicazione della federazione, quello che noi ci aspettavamo, con la parificazione e la disponibilità per anche quei comitati con meno di 10 squadre. Adesso serve soltanto dal punto di vista burocratico diciamo una
questione di carattere amministrativo, la dichiarazione da parte del CONI della parificazione dei campionati di eccellenza a quelli a livello nazionale, e a quel punto io mi auguro già da lunedì le società possano tornare a fare allenamento normalmente. Poi giovedì è prevista una conferenza stampa pubblica con le società, con tutti appunto i mass media, per la pubblicazione del calendario di questo torneo di eccellenza che andrà a ripartire. Quindi tempi strettissimi praticamente, no? Per arrivare, Federico. No, mi domandavo se aveva qualche notizia in più sul protocollo, se verrà applicato in automatico quello della serie D, perché Il protocollo è quello della sì. serie D, verrà Ok. applicato automaticamente con tutte quante le condizioni e i limiti che sono previsti, ma in questo Perfetto, sì, senso no? possiamo anche dirvi che È la federazione, il importante. comitato si era già attivato da febbraio per trovare delle soluzioni che potessero, diciamo, avvicinare le società ai costi, comunque limitare i costi per le società stesse, e poi comunque verrà data maggiore precisa delucidazione in merito con gli accordi che il comitato ha individuato con una ditta regionale per effettuare questi tipi di tamponi che sono previsti dal protocollo. E oltre che stiamo vedendo anche con la Regione, il Presidente Memmo e altri consiglieri che ci ho preposti stanno portando avanti un discorso per ottenere anche diciamo, un aiuto dal punto di vista regionale per l'effettuazione dei tamponi, che evidenzia una cosa, non è un favore al Comitato o alle società sportive, è anche un mezzo, uno strumento attraverso il quale fare lo screening sulla situazione del contagio Covid, perché non dimentichiamo Certo. che fare un tot numero di tamponi permette anche di individuare e capire qual è lo stato della situazione in un certo luogo. Certo, anche questo tipo di funzione, sicuramente, sicuramente. Sono sette dunque le squadre, vediamone un attimo prima di chiudere questo blocco ed andare in fascia pubblicitaria. Eccole le squadre che parteciperanno dunque a questo campionato, a tutti gli effetti, dobbiamo chiamarlo in questo modo, o Sì. comunque torneo di eccellenza che decreterà chi andrà in Serie D, l'Aquila, Chieti, Avezzano, Capistrello, Flacco, Porto, Pescara, Lanciano e Renato Curi Angolana. Ovviamente spicca il fatto che non ci sia nessuna squadra della provincia Teramo, di di Teramo, Teramo. insomma queste sono state le decisioni, oltre ovviamente alla presenza insomma, comunque di squadre con tradizione importante, l'Aquila, Lanciano, Chieti, Avezzano, insomma viene fuori anche un torneo molto interessante che proveremo anche insomma, a seguire. Devo andare necessariamente in pubblicità, torniamo tra poco. L'influenza con me non attacca. Io mi vaccino per proteggere chi amo. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campli. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Prima di tutto, in diretta su Teleponte, Radio Abruzzo Marche, Eco News.
Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Allora, all'inizio di questo secondo blocco a Zona Dilettanti, la puntata numero 23, ovviamente voglio farlo con un ospite che non ha partecipato alla prima parte della nostra trasmissione, perché insomma parlavamo di altro, ma adesso lasciatemi insomma passare qualche minuto con Mustafa Ndiaye. Migliore esordio non potevi immaginarlo, no? Miglior prima partita non potevi immaginarla. Esordio, prima partita, gol, raccontaci intanto questa prima partita con il Castelnuovo. Ma sono stato felice, perché è la prima partita che ho giocato con il Castelnuovo, quindi sono stato felice. No, era quello che pensavi, no? Perché uno dice vabbè, vado in quella squadra, comincio e faccio gol. Tu sei solito, insomma, quanti gol hai realizzato in carriera? Allora, io lo sapevo che già un giorno che andrò, sì. Quindi non sono fretto di entrare, quindi aspetto che il mio giorno arriverà per fare sapere che c'ho tanta roba dentro, quindi ringrazio la società che mi hanno dato la possibilità di farlo, di mostrare. Assolutamente. Che ambiente hai trovato a Castelnuovo? È una bella società, che siamo come una famiglia, perché stanno, soprattutto abbiamo uno staff top, per ogni giorno cercano di metterlo a posto, di farlo crescere, e dobbiamo crescere tanto. E tu sei arrivato per dare un ulteriore apporto, perché questa squadra, insomma, poi l'abbiamo raccontata, diciamo settimana dopo settimana è cresciuta sempre di più. La qualità che hai trovato in questa squadra, insomma, è una qualità molto alta, no? Assolutamente, che abbiamo i giocatori forti, abbiamo la qualità, quindi abbiamo pure alcuni che, tipo Loviso, Terenzo, certo, che loro ti danno il mano sempre, ti dicono che puoi arrivare, capito? Perciò che abbiamo tutti la voglia di arrivare. Non è stato facile, tipo la prima partita che sono stato partenzo, quindi abbiamo la voglia, soprattutto. Sì, perché il mister sempre si dice che abbiamo un altro giro, facciamo un altro campionato, quindi sì, questo, quindi è questo che dobbiamo mettere in mente, che si vuole. Roberto, tu li segui praticamente, insomma, anche giornalmente, sì, no? Senza i patemi, diciamo, tecnici che può avere mister Di Fabio, piuttosto che con gli stessi patemi dentro, però con la però stessa ansia. Hai anche la capacità, no, di capire, è un altro acquisto, poi ne sono arrivati anche degli altri, tra l'altro se vuoi ce le puoi ufficializzare anche, no, gli ultimi colpi in attacco dell'attaccante, abbiamo parlato tanto. Lo sappiamo, entro una settimana. Se vuoi ce le puoi, qualcosa è stato fatto, insomma, però con 2000, e anche insomma Mustafa ha cresciuto anche quella che è, insomma, la forza tecnica e fisica e tattica di una squadra che cresce e continua a crescere giorno dopo giorno. Sì, sicuramente con Mustafa è con noi da inizio anno, abbiamo atteso per poterlo, e ha già portato, insomma, poterlo tesserare, si è allenato duramente, ha dato tantissimo,
Così come noi abbiamo aspettato il momento del suo esordio, penso anche lui lo abbia aspettato con ansia e col lavoro, è arrivato anche nel migliore Nel miglior dei modo, modi, sì. sì, sicuramente, ed è strameritatissimo perché dà sempre tanto anche in allenamento. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, beh, in Se ce li realtà... vuoi dire, perché No, noi sì, sorridiamo, no, in nel realtà... senso che vedo Federico che sorride, tu che sorridi, se mi fai capire qualcosa anche a No, me. in realtà l'ultimo nuovo arrivo ufficiale è ancora Nicolò Gardini, l'attaccante classe 2001. Però si è Come parlato, hanno insomma. vociferato alcuni, forse magari andando un po' oltre ciò che è l'ufficialità, diciamo, in realtà sì, c'è l'interessamento, diciamo anche più di un interessamento, ci sono stati... Qualcuno ha azzardato il Ci sono fatto. stati degli incontri, i ragazzi hanno ricevuto il nulla osta per allenarsi con noi nei giorni scorsi. Possiamo dire che c'è stata una sorta di Lo stai accordo. facendo i nomi però per chi non ci ha ascoltato, ormai sono usciti. Sì, no, no, sto facendo le premesse, Ah, chiaramente. C'è stata una sorta di accordo verbale, diciamo, ecco, un accordo su. Sull'effettivo passaggio, ci sarà da formalizzare il tutto, quindi diciamo che ufficialmente ancora non si può dire, però ecco, stiamo parlando chiaramente di Giacomo Cellucci e di Ignazio dallo C'è Spolcore, Lucio e D'Ignazio, sono. due giovani molto promettenti, due giovani che sicuramente arrivano anche in prospettiva dei prossimi anni, ci auguriamo che arriveranno e che sarà ufficializzato il tutto e che non salti chiaramente la trattativa La linea però è rimasta perché al quella, momento di no? questo si Infatti, tratta. complimenti, La linea è rimasta quella complimenti lì, per cioè quel nuovo. anche come avevi anticipato tu un po' di tempo fa, ma anche come si era detto, cioè, ma come aveva detto anche il mister qua, quando ci Sì. disse noi andiamo su questo tipo di profilo, non c'è stata smentita, no? Nel senso che comunque si va sempre anche su giocatori di prospettiva, oltre che utili Sì, perché chiaramente noi pensiamo non solo al presente ma anche al futuro, noi vogliamo cercare di confermarci a questi livelli, vogliamo cercare di crescere, quindi è logico che non possiamo pensare solo al presente, ma dobbiamo pensare, come hai detto, anche al futuro e quindi è logico che cerchiamo dei giovani di buone prospettive che C'è altro possano che ci smentisce, no? essere utili. No, no, ma fondamentalmente è una mezza smentita perché come ho Ok. No, no, vabbè, detto chiaramente c'è la trattativa, c'è una sorta di preaccordo, diciamo, ecco, manca l'ufficialità, mancano le firme, i trasferimenti, tutto ciò di burocratico che serve, chiaramente. Manca l'ufficialità perché, come sappiamo, nel calcio, così come nella vita, in qualsiasi momento, qualsiasi cosa si può arenare. Speriamo che non sia questo il caso, speriamo che possa andare bene, anche perché sono dei ragazzi molto promettenti e ricercati da molte E credo che si squadre, vada anche insomma, verso una certa gestione di turnover, no? Perché anche in attacco, insomma, credo che questo cercare insomma, di far giocare un po' tutti è una cosa anche abbastanza importante una volta che si è rinunciati all'idea diciamo, del bomber, quello Sì, che fa da di sé. nome. Ok, assolutamente. Insomma, non è stato semplice però insomma, fare tutto questo percorso, allenarti e aspettare insomma, che fosse possibile il tuo esordio. Me la racconti quest'annata che hai vissuto? Assolutamente che non è stato semplice perché io andavo a scuola la mattina, poi la sera, il pomeriggio vado a fare allenamento, quindi un po'. Però dai, l'abbiamo scelto questo lavoro, quindi dobbiamo dare il massimo. Quando il mister mi vuole, faccio quello che devo fare, dare il massimo. Vediamo come andrà. Tu hai affrontato praticamente tutta la stagione, cioè hai vissuto le stesse emozioni dei tuoi compagni di squadra, fino a quel momento però insomma ti era impossibile dare una mano, diciamo così, no? Sì, sono stato all'inizio, poi sono venuto qua per dare il massimo a loro perché abbiamo una bella squadra, cioè, ci alleniamo ogni giorno, facciamo tutto che dobbiamo fare insieme come una famiglia, quindi ognuno ha qualcosa da dare di più.
Assolutamente sì. Io adesso vorrei tornare però insomma, a una problematica relativa al campionato di Serie D, cioè questo momento di diciamo di nuovo stop o comunque un momento di rallentamento perché per una serie di problematiche, cioè sono tornate a essere un po' tante le gare che sono state rinviate. Io vado subito di nuovo dal consigliere Sorgi per chiedere insomma se c'è l'idea di voler andare verso un momento di stop, visto che poi insomma quelle che erano le intenzioni iniziali con molta fatica ma pian piano stavano venendo fuori, ma ora sembra essere arrivata a una nuova fase in cui le partite che si rinviano tornano a essere non più una o due ma già sono quattro per esempio in questo turno. Qual è la linea che sta prevalendo? Cioè ci si può fermare di nuovo o si prova a concludere la stagione cercando di recuperare via via in corso tutte le gare? Questo comunque da chiedere prima di tutto agli organi competenti che nell'ambito dell'LND, io posso dare soltanto un mio parere personale su quello che può essere. Credo che anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Presidente Sibilia e comunque di portare a termine il campionato, c'è stata la volontà di riniziare, riprendere già da 8 dicembre, se non ricordo male, con il protocollo ad hoc effettuato per appunto il campionato di Serie D, e quindi c'è stata e c'è l'interesse, la volontà di portare a termine il campionato. Poi se sarà necessario, opportuno, uno stop di qualche settimana, questo non sta a me dirlo, ci sono appunto organi nazionali che sono ciò deputati, ma a mio modesto avviso portare avanti adesso le partite delle giornate con il 90% delle partite non vengono disputate, forse sarebbe più opportuno una due settimane di stop, di fermo, anche in prossimità delle festività pasquali, per poi, sperando, grazie anche ai vaccini e a tutte le attività che sono in corso, che questa terza ondata venga a cessare e conseguentemente si possa portare a termine il campionato, considerando che si potrà, per quanto mi riguarda, arrivare anche a giugno per chiudere definitivamente il campionato. Federico? Io sono d'accordo col collega, lo sai, ero per lo stop già un mese fa, ma il paradosso è che secondo me nel girone che riguarda le abruzzesi, se ci pensi, tranne il Pineto, tutto sommato le partite sono state recuperate, però dobbiamo sempre ragionare in termini nazionali e non dentro casa nostra. Il paradosso è che io, che ero tanto per fermarci un mesetto e far recuperare le partite, la linea LND si è rivelata giusta. Poi purtroppo vediamo la situazione Pineto, che io credo che sia forse la squadra a livello nazionale con più partite da recuperare, e che oggettivamente, ripeto, mi lascia perplesso, perché 8 partite sono davvero tante. 8 partite sono 2 mesi dove il Pineto dovrebbe giocare domenica, mercoledì, domenica. Ma come si diceva prima fuori onda, bloccare magari questo girone solo per il Pineto, mi rendo conto che è di difficile soluzione, non lo so, davvero non lo so. Però 8 gare, oggi leggevo una cosa che porterebbe il Pineto ad arrivare a 3 giornate dalla fine, se giocasse sempre, a 3 giornate dalla fine, ma a 3 giornate dalla fine certe cose si sono delineate anche in un altro modo. C'è una situazione davvero anomala, consigliere, che si chiama a Pineto. Questo, in questi termini così, per una sola squadra poteva anche essere insomma imprevedibile, no? Sì, ripeto, infatti come diceva il collega, è una situazione un po' particolare, perché guarda caso solo per una squadra c'è tutta la problematica legata al contagio di più di 5 calciatori, perché quello poi determina il rinvio della partita, delle partite, oppure il fatto che siano più di 4 ragazzi. Quindi qualcosa sicuramente è andato, non dico storto, però un po' di sfortuna c'è, perché ripeto, 8 giornate, 8 partite sono davvero tante, qualcosa rispetto alle altre società. Qualcosa di particolare sicuramente c'è stato per il Pineto, e me ne dispiace.
Sicuramente sì. Roberto, io so che tu invece non sei molto per una teoria dello stop, no? Chiaramente, ecco, dispiace per gli amici di Pineto, chiaramente questo discorso non è rivolto a lui, ma a loro, anche perché dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo fare un discorso di livello nazionale. Quindi considerando tutti i gironi, non è che un girone si può bloccare e l'altro può proseguire, devono comunque andare avanti, andranno avanti comunque o si fermeranno tutti contemporaneamente, come già è successo. È da considerare che ci sono alcuni gironi in cui i recuperi hai ancora da effettuare, sono solo due o tre. Diverso il caso dell'Abruzzo, del girone F in cui è inserito l'Abruzzo, e di un altro paio di gironi in cui i recuperi sono circa una quindicina, ma a livello nazionale, considerando tutti i gironi, se non sbaglio sono circa una settantina nel totale dei nove gironi e partite da recuperare, che alla fin fine c'è qualcosa, insomma, non sono tantissime. Il problema è che ci sono squadre come il Pineto che ne deve recuperare 8, ci sono altre. Ecco, il problema è del Pineto e di altre 3-4 squadre a livello nazionale in altri gironi che non ne devono recuperare 8 come il Pineto, ma ne hanno da recuperare, se non sbaglio, 5 o 6. Eccolo qua, questa è intanto la grafica. Tutto il resto, ecco, sono solo alcuni recuperi. Io personalmente andrei avanti, non bloccherei il campionato, anche perché rischiamo poi di rinviarlo, di prolungarlo all'infinito. Ricordiamoci che anche a novembre, quando l'abbiamo bloccato, diverse gare sono state ulteriormente rinviate, quindi poi non si è giocato fondamentalmente per effettuare meno recuperi di quelli previsti. Io andrei avanti fino a 3-4 giornate dalla fine, cercando di giocare il maggior numero di gare possibile, di far recuperare il maggior numero di gare possibile. Dopodiché, se ci saranno ancora gare da recuperare, ecco, a quel punto magari sì, stoppare una o due settimane, quello che sarà necessario per poter permettere magari di arrivare alle ultimissime giornate di campionato tutte alla pari, per potersela giocare, ecco, appunto, tutte alla pari. Mustafa, tu vorresti, cioè, andare avanti, hai iniziato adesso, cioè, appunto, penso che vogliamo continuare a giocare. Senti, come hai vissuto il momento Covid tu in questa situazione? Cioè, come ti sei organizzato? So che poi, insomma, il Castelnuovo è stato particolarmente attento, tant'è che a tutt'oggi, che sono ammessi gli scongiuri del caso, non c'è stata nessuna positività nemmeno in questa settimana, nemmeno in queste due, insomma, che sono passate tra l'ultima gara e questa di adesso. Ma tu come te la sei vissuta questa? Ma non era facile, perché dobbiamo fare attento, perché questo poi momento anche a scuola, no? Però a scuola non è che vanno a scuola ogni tanto, cioè ogni giorno facciamo a scuola, ogni venerdì tipo la pratica facciamo a scuola, se no rimaniamo a casa, facciamo la didattica a distanza. Perciò che siamo salvati e dobbiamo essere attenti, perché questo momento è un momento difficile per affrontarlo. Sicuramente. Proviamo a parlare di calcio giocato, proviamo a dare un'analisi un po'. E si è giocato poco. E si è giocato poco. Consigliere, se sta con noi, insomma, ora parliamo di calcio, quello diciamo in mezzo al campo. Quello di cui volevamo parlare da qualche mese, purtroppo questo maledetto virus ci sta. Io l'ho detto in premessa, insomma, avevamo un'altra idea di questa trasmissione, ma poi ci siamo adattati via via nel corso della stagione. E allora ripartiamo dalla classifica, facciamolo in maniera veloce questa volta, e poi ci proiettiamo anche sulle prossime gare, perché qualcosa, no, in qualche campo si è giocato, per esempio quello del Campobasso, che ora di gara da recuperare ne ha una sola, e una sola ne hanno anche Notaresco e Castelnuovo, quindi e tre col Pineto, tra l'altro, dobbiamo recuperare. Esatto, c'è anche questa particolarità, cioè che tutte e tre quella partita da recuperare la devono recuperare con il Pineto, che quindi ha sei gare con le altre e tre invece con le prime tre in classifica. Quello però, insomma, che si evince da questo è che quella classifica e quei valori allo stato delle gare giocate sono valori veri, cioè non hanno margini di differenza. Chiaramente
al netto di quello che poi tutte e tre faranno col Pireto. Intanto, scusate, ma il Pireto gioca, sì. Cioè, io non vorrei dire dalle una cosa. Dalle ultime notizie pare che torni a giocare. Quindi c'è l'esordio di Pomante in panchina. Sì, io me lo auguro per loro, perché chiaramente poi diventerebbe veramente dura aggiungere un'altra partita in più da recuperare. Diventerebbero nove. Perché finalmente gioca Pomante, noi parlammo dell'esordio di Pomante due mesi fa. Nel frattempo, insomma, neanche abbastanza. Poi noi, insomma, qualche sorriso ce lo facciamo anche, ma non è stata una situazione affatto semplice quella che poi ha vissuto il Pineto. Federico, intanto la valutazione su quello che abbiamo appena detto per le tre in testa, meglio, per le prime tre. Per le prime tre, no, la verità sono le prime quattro che fanno risultato pieno o comunque positivo da almeno cinque partite. Quindi intanto fa piacere vedere che i meno si riducono e la classifica inizia ad essere estremamente credibile. Il Campobasso domenica, sapendo che deve giocare con la Matese, ha una partita importante, perché il Castelnuovo ha smesso di nascondersi. Secondo me inizia a guardare la prima in classifica. Qualcosetto, sì. Sì, decisamente. Sì. E le prime tre... Mustafa, voi non la guardate la classifica. No, però è evidente che le prime tre hanno dimostrato di avere qualcosa in più delle altre. Ed è bello vedere che due abruzzesi sono lì a contendere al Campobasso. Sinceramente credevo che con le partite da recuperare il Campobasso prendesse qualche punto in più di vantaggio. E invece per l'ennesima volta abbiamo visto come recuperare gare non garantisce a nessuno punti facili. Poi è bellissimo anche vedere che il Giulianova nelle ultime tre partite ha fatto 7 punti. Sì, quello che insomma ci si augurava. Sì, che no, detto, io guarda, io ero forse tra quelli più scettici, ma non per mancare di rispetto alla società e ai ragazzi soprattutto, però era un momento in cui erano in estrema difficoltà. Finalmente si vedono i risultati, so che hanno preso anche giocatori, quindi 7 punti in tre partite sono davvero tanti. Continuo a dire che forse è dura uscire dai play-out, ma finalmente si vede un Giulianova anche pronto. Con risultati importanti e con un giocatore che è il simbolo un po' di questa, chiamiamola, rinascita, almeno in questo periodo. Sì, Marrafante. Sì, no, ma vedere una squadra positiva che fa punti ti fa ben sperare anche nei futuri ipotetici play-out, se play-out saranno, perché sarò felice di sbagliarmi, vedere per una volta tutte le abruzzesi salve sarebbe bellissimo. Certo, certo. Allora, consigliere Sorgi, intanto questo terzetto, insomma, in avanti in classifica, due squadre abruzzesi, il Campobasso a farla un po' da lepre e da padrone, o comunque da squadra, diciamo, fra virgolette, più importante. E a dare anche lustro, sarà anche stata una stagione tormentata, ma insomma allo stesso tempo è stata ed è anche una bella stagione, un bel campionato anche di un livello direi anche importante e alto quello che stiamo vivendo. Io per quello che ho visto, naturalmente con le immagini TV, perché diversamente non si poteva fare, ho visto un bel campionato, contentissimo soprattutto per le due squadre regionali che stanno lì su e che non credo si nascondino più di tanto a questo punto, anche perché il Campobasso anche negli anni precedenti era partito in una certa modalità per poi mettere le marce ridotte e probabilmente è un augurio di cuore per le due abruzzesi di poter raggiungere e superare il Campobasso, che seppur è una piazza storica, ripeto, io sono molto più contento se una delle due società abruzzesi possa raggiungere l'obiettivo della Serie C. Sia il Castelnuovo che il Notaresco meritano, hanno dimostrato di avere un organico, una struttura tecnica di primissimo livello. Diciamo, a Castelnuovo c'è il direttore generale che conosco perfettamente, che è Emilio Capaldi, c'è l'allenatore che di una qualità che tutti quanti voi conoscete. Ripeto, io mi auguro di cuore che una delle due salga Serie C, con l'augurio anche che il Giulianova, e le ultime gare lo hanno dimostrato, che ha un piglio diverso,
domenica, non ricordo se era una partita di recupero o meno, ha pareggiato 2-2, sì, ma recuperando due gol, io penso che se fosse capitato qualche mese fa probabilmente l'avrebbe persa quella partita. Sì, sì, anche male magari, certo. Quindi anche male. Già si vede la mano di Bitetto, l'innesto di qualche ragazzo importante ha portato sicuramente qualcosa di nuovo, e io mi auguro e credo che comunque ci possa essere la salvezza senza passare dai play-out. Allora, Roberto, lo chiedo anche a te, anche se sei di parte, so che poi tra gli addetti a stampa, no, di quelli che conosco io, tu sei quello che ti fa di più, anche fra virgolette, sì, no? Sì. Nel senso che ti vediamo molto, o meglio, lo mascheri meno, ecco, diciamo questo. Però, insomma, quel terzetto in testa alla classifica, quel terzetto davanti, ora ha dato segnali importanti e soprattutto a decidere la stagione adesso sarà proprio il Pineto che se la deve vedere proprio con tutte e tre. Dietro Cinzia Albalonga e Vasto Girardi e poi proprio questo Castelnuovo che sarà il prossimo avversario. Sì. Il Castelpidardo, sì. Guarda Luigi, io penso che il Castelnuovo non debba né nascondersi e né non nascondersi. Adesso, ormai, cioè, voglio dire, no? Parto da un presupposto, la squadra che fin dall'inizio, fin da prima dell'inizio del campionato è stata additata ed è la squadra che deve vincere il campionato perché deve, nel senso che è comunque una grande piazza, è una bella società. È strutturata, ha speso tanto, ha degli ottimi giocatori. Ecco, chi è partito per dover vincere il campionato è il Campobasso. E lo è tuttora. Il Castelnuovo è partito con l'obiettivo principale di dover mantenere la categoria, essendo una neopromossa. Abbiamo ora ottenuto, o quasi, questo obiettivo, avendo raggiunto i 40 punti, ancora che una partita da recuperare. Possiamo dire che attualmente, come dicevo, non dobbiamo né nasconderci e né non nasconderci, ma semplicemente possiamo e dobbiamo continuare a giocare sempre con la stessa umiltà, ma possiamo giocare a viso aperto e senza avere l'assillo di dover vincere, senza dover vincere per forza, potendo comunque quindi giocare a viso aperto, dando tutto, sempre con umiltà, consapevoli che, come ho detto prima, è il Campobasso che deve vincere il campionato fin dall'inizio, quindi è il Campobasso che ha tutto da perdere, noi non abbiamo nulla da perdere, proprio per questo giochiamo proprio tranquillamente, chiaramente proveremo a dare il meglio e a ottenere il massimo da queste giornate che restano. Per il resto il campionato credo che onestamente, fondamentalmente, si deciderà con quella che ormai è la doppia P, cioè dai tre scontri col Pineto e dal periodo pasquale. Sì. Iniziano tutte e due con P, in quanto a cavallo di Pasqua, come se qualcuno ricorda il calendario, tutte e tre di fila ci saranno prima di Pasqua, nella giornata prima di Pasqua, il 1° aprile si giocherà Notaresco-Campobasso. E dopodiché la giornata successiva sarà Campobasso Castelnuovo e la giornata successiva ancora sarà Notaresco Castelnuovo. Io penso che se noi o Notaresco riuscissimo a vincere entrambe le gare che dovremo affrontare in queste tre giornate e a vincere anche col Pineto, il campionato potrebbe essere riaperto, certo considerando che comunque tutte le partite, anche quelle le altre, sono da giocare e tutto può succedere. Però credo che siano queste le partite cruciali, i tre scontri diretti di fila e l'incontro col Pineto di tutte e tre. Posso dirti una cosa? La verità è che i complimenti al Castelnuovo ne abbiamo sempre fatti e chi più del Castelnuovo se li è meritati questa stagione. Però passano le domeniche e secondo me diamo troppo poco spazio al Notaresco. Al Notaresco, no. Cioè, noi oggi diamo per scontato il Notaresco che sta secondo in classifica a 4 punti dal Campobasso. Il Notaresco l'anno scorso ci ha regalato un campionato stupendo, perso
abbiamo visto come, sfortuna, Covid e via discorrendo. Quest'anno è nuovamente lì a combattere col campo basso e vedere che se ne parli poco anche sui giornali mi dispiace da teramano e da abruzzese, perché la verità è che fare quei campionati in Serie D vuol dire che conosci la categoria, conosci i giocatori e che hai una struttura societaria eccezionale, e gli dovrebbe essere riconosciuto davvero in maniera molto più costruita. Sono d'accordo. Allora è successo questo. Sì, probabilmente la questione è che ci si aspetta più il notaresco in quelle posizioni. Che il Castelnuovo. Alla quindi sembra quasi che, scontato, che, sì. Ma come dicevi tu, Federico, non è facile non è. Stare lì. No, il problema è che secondo me anche questo qua è che il Castelnuovo è diventato prima la sorpresa, si sta strutturando bene, poi sta arrivando questo, poi arriva quell'altro, poi è davanti, cioè ruba più l'occhio, ma per questo certo. Aspetto, mentre il notaresco, avendo fallito in quel modo, fallito per modo di dire, poi tra l'altro, in maniera incredibile, quella stagione che è stata la scorsa stagione, rivederlo lì è come aver... Dimentichiamoci che notaresco ha superato il primo turno di Coppa Italia dei professionisti, esatto. Vincendo a Catania e sfiorando successivamente anche l'ex club. Cioè, noi abbiamo detto sempre notaresco è capovaso. Da sottolineare questa. Allora, devo fermarmi di nuovo, tra poco proprio ci proiettiamo sulla prossima giornata, andiamo a vedere anche quelle che sono le avversarie delle squadre abruzzesi, oltre ovviamente a un quadro di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Torniamo tra poco. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio. Bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza.
Allora ricominciamo a zona dilettanti guardando quello che è il prossimo turno, perché voglio proprio agganciandomi anche a quella che è stata la presa di suggerimento di Federico, voglio parlare anche un po' del notaresco. Questa intanto è la 22esima giornata che riapre la regular season nel girone F di Serie D. Parliamo proprio intanto delle gare rinviate, che sono a Porto Sant'Elpidio Rieti, Tolentino Fiuggi, Vastese Aprilia e Notaresco Montegioggio. Su Vastese e Notaresco ovviamente dobbiamo subito aprire delle parentesi. L'ultima vicenda riguarda la Vastese con questa serie di positivi, sì. E poi Notaresco che ha avuto necessità di nuovo di fermarsi per lo stesso problema. Ti chiedo intanto, Federico, quanto può incidere sulla stagione e sulla corsa di entrambe le squadre. Non dimentichiamoci che anche la Vastese era comunque, sì, abbastanza lanciata, anche se veniva da qualche pareggio. Guarda, io credo che la Vastese ha raggiunto la posizione che si augurava probabilmente a inizio campionato. Credo che era partita per fare bene, hanno fatto degli innesti giusti, quindi io non credo che adesso questo stop possa complicare molto la corsa per i suoi obiettivi. Dispiace per il Notaresco, perché in questo momento credo che Castelnuovo, Notaresco e Campobasso hanno necessità di giocare. Ripeto, vedere il Campobasso ha una partita davvero difficile domenica. È il momento di rosicchiare i punti. Ripeto, anche il Castelnuovo ha una partita sulla carta abbordabile. Secondo me, appena finita la partita, chiederà subito cosa ha fatto il Campobasso. sicuramente in realtà non lo chiederemo fino alla fine partita, ma seguiremo e ci hanno informato chi di dove. No, chiaramente si scherza. Cellulare alla mano. Consigliere, quanto può incidere in una corsa a tre il fatto che una delle tre non giochi? Ma io credo che questo punto è poco rilevante, non abbia questo interesse che un'altra abbia giocato, perché poi l'altra può avere sempre il pensiero: vabbè, tanto recupero, ho un recupero da svolgere, però è relativa, anzi può essere controproducente. Secondo me però a questo punto ha poca rilevanza. Quello che ho potuto notare invece dal responsabile dell'ufficio stampa della Castelnuovo Romano, come si ponga già una pressione psicologica a carico del Campobasso. Si sta lavorando in maniera indiretta per far pressando molto il Campobasso dal punto di vista psicologico, anche in tal senso. Quindi l'ha indicato in maniera chiara chi doveva vincere il campionato: il Campobasso. Campobasso ha due società a pochi punti di distacco, loro più o meno l'obiettivo l'hanno raggiunto, possono giocare a testa libera, senza patemi d'animo. In questi casi chi gioca con più tranquillità è sicuramente ha un vantaggio maggiore rispetto a chi deve vincere per forza. Ma secondo lei il Campobasso la sta subendo questa pressione, o c'è abbastanza esperienza e qualità per eluderla questa pressione? Io questo non lo so, lo vedo dall'esterno. Quello che posso dire è che domenica ha vinto all'ultimo minuto un altro po' con l'Arena Canadese. È vero che aveva un osso duro davanti, però ha vinto gli ultimi minuti su un calcio d'angolo. Quando tu stai là davanti, hai giocato alla grande un campionato, una partita come quella con l'Arena Canadese, secondo me la dovevi vincere già prima, cioè non puoi vincerla al 90esimo o al 88esimo, mi pare che sia stato. Poi ripeto, questo è anche il sintomo di una grande squadra che vince all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, però qualche segnale sta avendo. Poi ripeto, anche negli anni scorsi è capitato che il Campobasso partiva alla grande e poi, come ho detto poco prima, innestava le marce ridotte. Lì se Castelnuovo e Notaresco sono bravi ne devono approfittare, soprattutto negli scontri diretti, perché poi, da quello che diceva il collega, Campobasso li gioca tutti e due in casa, con due società che comunque non hanno nulla da perdere. Chi ha da perdere sicuramente è il Campobasso, e se non vince sicuramente ha perso, perché certo. Se pareggia va avanti l'altra,
o quantomeno la raggiunge. Sicuramente quindi, sì, è quella che ha la pressione e il campo basso. È quella che ha più da perdere, e poi anche questo gioco, fra virgolette, di comunicazione da parte di chi deve occuparsi di comunicazione, è il gioco delle parti, no? Quindi è il bello del calcio. Ci sta assolutamente, no? Ce l'abbiamo capito. Poi da interista in questo momento posso capirlo ancora di più. Allora, Mustafa, è una... Anche l'Inter deve dire. Non esattamente, no. Va bene, Mustafa, è una corsa comunque molto bella, entusiasmante quella che si sta delineando con le altre due. Io chiedo sempre, insomma, voi come la vivete come squadra dal punto di vista proprio delle emozioni? È vero che chiedete subito il risultato del campo basso di Notaresco, oppure, come ha detto qualche tuo compagno di squadra, guardate quello che ha fatto, non so, il Monte Giorgio, per dirti? Ma soprattutto... Va bello, no? Io sto scherzando. No, soprattutto è un campionato lungo, pure è tosta. Quindi ci stanno le squadre forti. Ma tu l'hai visto anche un po' dall'esterno. Perciò che non possiamo, cioè noi facciamo tutto che dobbiamo fare, quindi aspettiamo fino alla fine per vedere chi vincerà. Però un occhio sull'andarsela a prendere anche, insomma, la categoria, sul cercare di dire, beh, noi siamo qua e di risultati ne facciamo. In realtà la squadra questo lo vive un po', no? Al di là del fatto che mister Di Fabio vi dice assolutamente no e non è così ed è giusto che faccia in questo modo, però si respira l'aria di una stagione importante, no? Sì, è importante perché noi pensiamo che ogni domenica è una battaglia, quindi dobbiamo rinforzare a prendere 3 punti e certo. Ci portiamo a casa. Certo. Cioè dobbiamo portare qualsiasi casa, dobbiamo portare 3 punti a casa. Tu dici, una volta fatti 3 punti, poi quello che succede agli altri è meno importante. È importante, quello che dobbiamo fare noi. È vero, è assolutamente vero. L'avversario del Castelnuovo, per esempio, alla luce del fatto che insomma il Notaresco è fermo e quindi non parliamo della gara, ma l'avversario del Castelnuovo è il Castelfidardo, dove Roberto, l'abbiamo sempre detto, il Castelnuovo ha forse fatto la peggior partita della stagione, perché quella fu una partita davvero diciamo non bella giocata. Poi di risultati diversi ce ne sono stati anche altri rispetto, insomma, alla qualità che ha mostrato la squadra nel corso del campionato, però quella è stata identificata. E secondo te è un Castelfidardo che può ricreare le stesse difficoltà, le stesse diciamo anomalie che hanno portato in quella gara a giocare così male? O sì. Erano circostanze diverse? Ma no, io penso, sono d'accordo che quella sia stata la nostra gara giocata peggio. Sicuramente non abbiamo fatto una bella gara, c'è anche da sottolineare invece che al contempo il Castelfidardo ha fatto una gran bella gara, e c'è anche da dire però che nonostante ciò, anche in quell'occasione, nonostante il nostro giocare male e il loro giocare bene, abbiamo anche avuto la possibilità di vincerla quella gara, di sbloccarla prima che segnassero loro, quindi, o anche di pareggiare dopo, poi purtroppo non ci siamo riusciti, loro sono stati più bravi e giusto così, hanno vinto meritatamente l'andata, questo sicuramente c'è da dire. Il Castelfidardo ha continuato ad essere una buona squadra, ecco, forse ha perso un po' di brillantezza nelle ultime 2-3 partite, ma questo non significa che verrà a Castelnuovo spento, anzi io sono convinto che anche memore della lezione, perché è giusto della vittoria che ha ottenuto all'andata, verrà cercando di dare il meglio e proverà a giocarsi la sua partita, e non sarà una partita semplice per noi, chiaramente daremo il massimo, cercheremo la vittoria perché è questo che dobbiamo fare. È un Castelfidardo, insomma, che sì, non è male che per loro, ecco, ci sia un Giambè squalificato, il loro attaccante, sì, che è molto pericoloso, che avrebbe dovuto scontare la squalifica nel recupero contro il Monte Giorgio, se non va errato, e che però non si è giocato.
e quindi sarà squalificato contro di noi. Ex Albaniega, ce lo ricordiamo tutti. È un classifinato che però insomma ha detto la sua, ha raccontato anche la storia di questo campionato, esprimendo anche un nome, insomma, no, balzato anche sotto i riflettori, che è quello appunto di Giampaolo. Sì, ma io credo che sia il Castelficardo che Matese, se vedi la classifica, non hanno ancora ben delineata la loro posizione. Sì. Oggi il Castelfitardo può... L'abbiamo visto da sì, ma, tutte no, e due ma le... Io credo che abbia l'ambizione naturale di fare la corsa al quinto posto. E allo stesso tempo, se si guarda la sest'ultima in classifica, ha uno schiocco di dita dai play-out. L'idea che mancano 13-14 partite alla fine del campionato e ci sia ancora tutto in maniera così indecifrata da giocare è molto importante, perché se togliamo purtroppo Porto Sant'Elpidio e Agnonese, ognuno ha ancora tanto da combattere, dal Giulianova che in tre partite ha rialzato la testa ed è pronta magari a tirarsi fuori. Queste partite sono le più belle, perché io non credo che il Castelnuovo, al di là dell'umiltà che li ha contraddistinti in questi mesi, sicuramente terrà le orecchie dritte, perché sa che no, incontrerà una squadra che viene lì a giocare con il coltello tra i denti. Io sono felice, tornando al discorso di prima, che si riparta con l'eccellenza, anche per questa ragione, perché garantire che ci siano le retrocessioni al 100% spinge tutti a dare il massimo, perché è vero che quando si gioca a calcio si gioca sempre per vincere, ma intanto lasciamole lì al 100% le retrocessioni e vedremo che il campionato sarà competitivo in maniera ancora maggiore, quindi bene così. Consigliere Sorgi, è un discorso insomma, che rende l'incertezza di questo campionato molto interessante. Alle spalle delle prime tre, in effetti insomma, le distanze sono pochissime e Castelfidardo può rappresentare una insidia per il Castelnuovo. Io intanto parto dall'ultima parte di quello che diceva il collega, che condivido. Nell'ottica di quella che era la ripresa del campionato, se ci avessero permesso di portare avanti il campionato così come da un primo format, noi avevamo previsto le premialità, prevedendo la premialità non solo per chi vinceva il campionato ma anche per chi si salvava, perché la premialità consiste anche nel mettere le giuste motivazioni, i giusti sforzi per non retrocedere. E quello determina conseguentemente un impegno da parte delle società che, non potendo vincere o non riuscendo a stare in alta classifica, devono comunque guardarsi dietro le spalle. Quindi su questo concetto io lo condivido pienamente, la premialità non è soltanto per chi vince ma anche per chi si salva. Detto questo, comunque Castelnuovo domenica dovrà affrontare una squadra non facile, anche se l'impegno maggiore credo che ce l'abbia il Campobasso contro la squadra del Matese. Però ripeto, il Castelfidardo non al caso sono un po' di anni che sta in Serie D, è sempre stata una squadra ostica, non ha mai lasciato nulla a caso, è sempre i punti contro il Castelfidardo bisogna sudarli. Allora torniamo alla grafica delle gare, perché ne proviamo a analizzare un'altra di questo turno numero 22, poi ovviamente torneremo a un discorso che voglio fare a parte, ma intanto andiamo a guardare quella che sarà la gara del Real Giulianova. Federico, ti chiedo, troppo il Cinzia Albalonga per il Real Giulianova o comunque il Cinzia Albalonga si trova adesso un Giulianova diverso, lanciato, che può intralciare gli obiettivi della squadra laziale? Quale delle due? Il Cinzia Albalonga è pur sempre la quarta forza del campionato, bisogna dirlo. Il Giulianova viene da tre risultati utili consecutivi. Io le auguro di ottenere il massimo, non è la partita ideale, mettiamola così. Speriamo che quantomeno un punto lo riesca a strappare. Io sarei contentissimo di un punto. Certo, per vincere lì, però lo chiedo anche a Roberto, cioè vincere magari in quella situazione lì, andare in una...
A Genzano di Roma, scusate, non è assolutamente semplice, anche l'abbiamo visto sulla nostra. Ma vincere sarebbe una sorta di super svolta. Anche pareggiare, perché è un campo veramente duro, difficile, è una squadra forte, il Cinzia Alba Longa. Ricordo che noi passammo in vantaggio sì, nel primo tempo, dopodiché inizio secondo tempo loro cambiarono subito marcia e fecero vedere tutto ciò di cui erano capaci in attacco, ribaltarono il risultato e noi trovammo il pareggio proprio allo scadere con Sbarbati, che adesso è andato a Bado. Assolutamente sì, cioè, ma è una gara decisamente, decisamente importante, che potrebbe anche essere una gara fra virgolette di svolta. Mustafa, tu ti aspettavi che il Giulianova si riprendesse e che riuscisse un po' a ritrovare, no, la strada, o l'avevi comunque immaginata insomma un po' così alla deriva? Si può recuperare, si può recuperare. Sapevi che c'era, stanno tante partite, poi penso che vanno avanti. Sicuramente, sicuramente. C'è un giocatore, però, abbiamo detto, perché so, un giocatore è un nome, c'è in quella squadra, Federico Barlafante, perché ha trovato intanto continuità e poi diciamo anche, noi dicevamo, deve trovare la quadra, perché prima diciamo, di bloccare un po' la formazione e anche il mercato, è passato un po' di tempo, ma adesso questa cosa sembra essere stata fatta, no, da parte di Bitetto. Sì, con sì, questo sì. Nome, 4 gol in 2 gare, ricordiamo. Sì, è chiaro che quando è l'attaccante che segna si nascondono anche tanti difetti, ma l'attaccante segna quando la squadra, sì. Quando la squadra gira, quindi a me non è mai piaciuto riconoscere i meriti ad un solo giocatore. Bitetto, giudicando le ultime 3 partite, perché ricordiamoci che un mese e mezzo fa non parlavamo così del Giulianova, no. Già c'era Bitetto e non ci si poteva nemmeno aspettare i miracoli. Quindi oggi bisogna dare atto e meriti che il Giulianova sta trovando la sua strada, e ripeto, la partita di lunedì che dura, quindi io sarei al posto loro felicissimo di tornare con un punto. Cioè, oggi non è diventato il campo basso, è sempre comunque Giulianova, deve stringere i denti e combattere contro la quarta forza del campionato. Consigliere, l'obiettivo dunque è un punto per questo percorso tornato a essere diciamo importante. Io prima di dire positivo adesso ho paura ogni volta che dico, sì. No? Nel senso che vabbè, è un percorso comunque diciamo di risultati importanti per il Giulianova. Basta un punto o questo Giulianova può anche provare a sognare un po'? Io guarda, ho detto poco fa, da quando è entrato Bitetto, senza nulla di quello che diceva prima, però si è vista la differenza, hanno sicuramente preso qualche altro giocatore che ha aiutato la formazione. Il collega parlava di 3 risultati utili consecutivi, ma non dimentichiamo che il Giulianova, se non ricordo male, è Recanati o a Castelfidardo, non ricordo dove, ha perso all'ultimo minuto. Sì, esatto, ecco perché io... Ecco. Quindi, cioè, comunque è una serie di prestazioni nettamente al di sopra di quelle che erano le prestazioni di 2 mesi fa. Sta mostrando, ripeto, anche grazie al nuovo allenatore e all'innesto di uomini giusti, un carattere diverso, nettamente diverso, non si scioglie più come neve al sole, anzi tutt'altro, recupera, produce azioni, anche l'ultima domenica pareggiò 2-2, ma ha avuto anche occasioni per poter portare a casa i 3 punti. Da abruzzese, da consigliere del direttivo regionale Abruzzo, naturalmente che io mi auguro con tutto il cuore che il Giulianova, e l'ho detto anche in precedenza, possa salvarsi, e credo che lo possa fare senza passare play out. Manco ancora 13 partite, c'è tutto il tempo, basti pensare anche che è un campionato, ripeto, molto difficile, lo diciamo anche prima, basti pensare anche all'Aprilia che stava giù e piano piano è risalito, quindi non è facile, non sarà facile, bisogna lottare fino all'ultima giornata, ma credo che il Giulianova, questo Giulianova, abbia tutte le carte giuste per poter uscire definitivamente da questa impasse dei mesi scorsi e festeggiare prima del tempo la salvezza.
E adesso invece ci fermiamo ancora, abbiamo proprio l'ultimo scorcio di trasmissione che andremo a usare e a vivere, parlando anche della gara del Pineto, che io mi auguro di non essere smentito, ma insomma tornerà in campo, e allora se questo avverrà vedremo che partita attende la squadra dell'esordiente Pomante. Ma tra poco, ancora un po' di pubblicità. L'influenza con me non attacca. Io mi vaccino per prendermi cura della mia famiglia. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base. E allora, zona dilettanti nella rush finale, che poi in realtà non è un rush ma è un ulteriore proseguimento di quello che è stato il nostro discorso nell'appuntamento di questa sera, in cui abbiamo provato anche a riassumere un po' tutti quelli che sono gli argomenti, compresi ovviamente il calendario. L'ultima partita ci porta, dicevo prima della pubblicità, alla gara del Pineto, che riparte con l'area canadese, che in parte ha vissuto quello che il Pineto sta vivendo adesso, no? E che è stato, abbiamo detto, comunque anche fonte, ma non solo quello chiaramente, di una situazione completamente cambiata con l'allenatore e con tutto il resto. Che avversario è l'area canadese per il Pineto? Federico, io riparto ancora una volta da te. Sicuramente un avversario che ha giocato anche troppo, perché ha recuperato praticamente tutte le partite che aveva perso. Io mi devo augurare che il Pineto avrà un percorso diverso dall'area canadese, perché l'area canadese, se ricordi, aveva 6-7 partite da recuperare. 6 o 7, E a noi piaceva fare il gioco 3 punti a partita e la mettevamo davanti. Oggi l'area canadese è ben lontana dai vertici. Mi domando se l'area canadese oggi è una squadra stanca perché ha giocato davvero tanto negli ultimi mesi, o è una squadra che si è rodata in queste settimane. Secondo me una verità assoluta non c'è, quindi io mi auguro davvero che il Pineto possa riprendere col piglio giusto. L'entusiasmo secondo me sarà alle stelle dopo 2 mesi senza campo. E poi faccio un grosso in bocca al lupo a Pomante, perché certamente, insomma, glielo facciamo tutti e speriamo, credo che sia, di averlo qua. Lo giudicheremo come allenatore, ma come ragazzo si merita tanta fortuna, quindi in bocca al lupo al Pineto. Assolutamente. Consigliere, nuovo allenatore, riparte una stagione, è un momento quasi epocale per il Pineto, che deve dare anche atto e deve dare anche il via ad un nuovo progetto tecnico. Situazione anomala, e le chiedo anche a lei, insomma, che avversario sarà proprio l'area canadese per questo Pineto che praticamente ricomincia la propria stagione. Allora, il Pineto innanzitutto sarà tutta una sorpresa, perché 8 gare, tanto che non gioca, allenatore nuovo, presentato un po' di tempo fa, e non ho ancora avuto modo di mettere in mostra quelle che casomai sono le sue qualità. Quindi sul Pineto, francamente, io sono con il punto interrogativo, ma ribadisco per il fatto che è stato tanto tempo fermo. Quindi può darsi pure che il fatto di essere stato fermo abbia consentito di poter ricaricare le pile al meglio e essere più fresco
rispetto ad un avversario, sì, questo forse ci può stare, che ha dovuto disputare più gare, molte più gare, sicuramente un po' più stanco, ed è un avversario diverso da quello che c'era all'inizio stagione. Ha perso il bomber principe di questa categoria, ha cambiato allenatore, ha cambiato anche un aspetto tecnico con alcuni calciatori, quindi sicuramente è una squadra diversa, ripeto, rispetto a quella di inizio stagione e che si prefigurava come una delle pretendenti alla vittoria finale. Ha però in panchina un allenatore d'esperienza che sa il fatto suo e che questo già di per sé dovrebbe indurre i nostri corregionali del Pineto ad andare con i piedi di piombo, stare attenti, facendo massima attenzione su quelle che sono le, diciamo, le peculiarità della formazione di Pagliari, che è sempre stato uno molto molto sì, preciso nel mettere in campo una squadra. Sicuramente sì, Roberto, fare 8 per 3 Sì, come diceva Federico, il discorso che era stato fatto con Arecanatese, se lo applicassimo al Pineto sarebbe lo stesso, che se vincesse tutte 8 le gare che deve recuperare sarebbe attualmente terza in classifica. Certo capisco che sarà molto, molto dura, da una parte, come diceva il consigliere Sorgi, è più fresca delle altre avendo riposato, dall'altra chiaramente bisogna tenere in considerazione che stare fermi troppo a lungo, ecco, poi magari ti spezza un po' troppo il ritmo, quindi comunque sì, ha dei pro e dei contro questa situazione. Tra l'altro è una partita particolare, Recanatese Pineto, non dimentichiamoci che abbiamo da una parte il Pineto che appunto praticamente da un mese e mezzo a questa parte non gioca, e dall'altra la Recanatese che da un mese e mezzo praticamente a questa parte gioca due volte a settimana, sì, quindi hanno due situazioni un po' opposte, entrambe sì, da vedere come riusciranno ad arrivarci, con quali forze sia fisiche che psichiche. Mustafa, il Pineto comunque resta una squadra forte. Non abbiamo parlato del mercato, ma è una squadra anche diversa il Pineto. Sì, ecco, questo non ce lo dimentichiamo. È comunque una squadra forte, una squadra che metterà alla prova anche voi nel corso del proseguimento di questa stagione. Appunto che hanno una bella squadra, che però purtroppo non sarà difficile di recuperare tutto, perché a noi smaccio tanto tempo che non si giocano, quindi secondo me è un po' difficile di vincerle tutte o comunque di andarle, ma resta comunque una squadra importante, una squadra che insomma mi ha anche un po' messo in difficoltà sul risultato, e c'è questa particolarità che dovrà giocare con tutte e tre, quindi praticamente deciderà un po' le sorti, no, di questo campionato. Appunto. Va bene così. Allora, c'è un'altra gara che non abbiamo visto, allora rivediamo il quadro prima di andare a chiudere di questo 22esimo turno, che praticamente vedrà esprimersi il Castelnuovo, il Real Giulianova, la gara del Campobasso e quella del Pineto, e poi c'è il Vasto Girardi che se la vede nel derby molisano con l'Olimpia Agnonese, e quando si parla di andare a giocare con l'Olimpia Agnonese il pericolo è sempre quello, cioè quello di prenderla un po' sotto gamba. Stava succedendo, no, un po' un'altra volta anche al Castelnuovo, anche se per pochi, per meno minuti rispetto al resto, però il Vasto Girardi stasera ne abbiamo parlato poco, ma è una bella squadra. È una delle sorprese, o comunque delle squadre che ha espresso maggiore continuità, soprattutto in questo momento. Se non sbaglio, l'ho vista proprio contro il Castelnuovo. Una buona squadra. Vinse 3-1. Sì, benissimo. Attaccante fece. Con tripletta di Mercai, che è un grandissimo attaccante. Sulla classifica alla mano sembrerebbe una gara, da risultato scontato, però ripeto: il campionato di Serie D è un campionato particolare. È chiaro che se dovessi puntare anche un euro, visto che in Serie D si può scommettere, punterei sul Vasto Girardi. Assolutamente sì. Chiara e netta. Allora, consigliere Sorgi, io voglio chiudere così come ho aperto con lei questa puntata, proiettandoci poi su quello che sarà il futuro, no, dei prossimi campionati, una volta conclusa questa stagione anomala. Quali saranno, al netto delle difficoltà che il virus
ovviamente continua a dare a tutta l'organizzazione e a tutto il movimento fino a questo momento, ma quali saranno le novità e la gestione che si apre nella prossima stagione col presidente Memmo, anche con lei in questo consiglio, cioè che stagione state già immaginando per il prossimo anno? Io la ringrazio di questa domanda, perché è una cosa che avrei voluto comunque dire, perché questo è un comitato che dal momento in cui si è insediato si è messo subito al lavoro. Noi già domani, per esempio, nell'ambito di queste attività fervente che abbiamo di direttivo, abbiamo una conferenza stampa dove presenteremo il progetto sul calcio femminile, un progetto nuovo, rivoluzionario, e la strategia che col Comitato Regione Abruzzo, con la sua responsabile Laura Tinari, procederà ad effettuare per la prossima stagione. Abbiamo in serbo delle novità anche con riguardo al beach soccer, dove l'altro consigliere responsabile per lo stesso ambito è la professoressa Flavia, adesso mi sfugge il nome, Flavia, chiedo scusa a lei, insomma il consigliere che si occupa di questo, Flavia Antonacci, si occuperà di questo settore, e svilupperemo anche questo ambito, dove noi riteniamo possiamo avere tanti successi, in considerazione di avere a disposizione una spiaggia da Martinsicuro fino a Vasto enorme, e che ci consente quindi di poter far disputare dei tornei. Abbiamo in previsione una rimodulazione anche di quelli che sono i tornei della promozione in giù, per dare maggior appeal e interesse sia dal punto di vista del pubblico, che ci auguriamo possa tornare sugli spalti, che dei mass media. Ci sono tutta una serie di attività e dei progetti legati soprattutto ai giovani, il nostro consigliere Mauro Bassi, oltre che con la ristrutturazione e la rivisitazione degli impianti, grazie al consigliere Levantino Cianfarano, ma anche il lavoro fatto con la pubblica amministrazione, siamo a Teramo, la zona teramana, con il consigliere Gianluigi Ricchioni e Gianfranco Di Carlo, oltre che Fabrizio Acciavatti. Una squadra, questa nuova che si è insediata, che ha tanti obiettivi, che ha dei programmi ben precisi, che purtroppo a causa di questo Covid ancora non ha potuto mettere in pratica, ma con chiarezza di idee e di lavoro. Ribadisco, noi dal primo giorno in cui ci siamo insediati ci siamo messi subito a lavorare, abbiamo messo subito in pratica quello che erano state le indicazioni fornite prima delle votazioni. Abbiamo già incontrato, come ho detto, tutte le società di tutte le categorie, dall'eccellenza alla terza categoria. Abbiamo dato a ciascuna squadra, a ciascuna società, la possibilità di interloquire, e ancora adesso ci siamo attivati con una struttura anti-Covid per qualsiasi chiarimento fosse necessario. C'è sul sito del nostro comitato un link apposito dove noi potremmo rispondere nell'immediatezza di ogni quesito, così come per quanto riguarda, ripeto, la prossima stagione, che ci auguriamo sia sicuramente nuova in tutto, nuova per un nuovo risorgimento, io lo chiamo così, rinascimento meglio, del calcio abruzzese dilettantistico, perché si possa tornare tutti quanti nei campi, sui campi, su un campo di calcio, dove abbracciarci come facevamo fino a qualche tempo fa, prima di questo maledetto Covid. E il comitato sicuramente sarà a fianco di tutte le società, perché si possa ripartire, tutti, tutti, nessuno escluso. Veramente ce lo auguriamo. Consigliere, io la ringrazio, spero insomma di averla nuovamente con noi, virtualmente, ma magari perché no, anche sarà possibile così. Chiedo scusa, dimenticavo una cosa importante: noi abbiamo anche un progetto importantissimo nell'ambito del calcio a 5, che il calcio a 5 sta diventando, e nella zona teramana lo sapete perché ci sono tante grandi realtà, un settore di sviluppo che può essere anche di aiuto per la crescita tecnica dei calciatori nell'ambito del calcio a 11, e qui c'è il grande lavoro del responsabile del calcio a 5, Salvatore Vittorio. Una nota che devo solo sottolineare, perché anche su questo aspetto c'è un grande interesse da parte del comitato a sviluppare questo settore
che comunque sta sempre più amplificando a livello nazionale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Davvero, la ringrazio anche Antonio di aver partecipato anche ai nostri discorsi tecnici, dove ogni tanto ci lasciamo andare anche a qualche sorriso, a qualche battuta tra noi. Grazie davvero, consigliere. Grazie a voi e saluto tutti quanti gli ospiti presenti in sede. Un saluto a te. Un saluto anche a lei, consigliere. Bene, un saluto anche agli ospiti qui in studio, a partire da Federico Schiavoni, grazie a voi. Roberto, grazie a voi e al pubblico anche che segue. Grazie a Mustafa, grazie, ovviamente a complimenti intanto per il primo gol, e ovviamente anche Mustafa lo ritroveremo molto molto presto. Grazie a voi di averci seguito. Andiamo veramente di corsa con Zola Intanti, che torna venerdì prossimo alle 21, e la Serie D e la giornata di campionato noi ve la raccontiamo come sempre lunedì in coda al telegiornale di Teleponte, e cioè a Primo Piano Sport. Grazie di essere con noi.